Rivediamo, così registriamo anche come si installa il plugin e poi si riparte. Quindi per installare il plugin, help install new software, andiamo a copiare dal sito download, andiamo a copiare l'indirizzo del repository. Funziona. Add, si funziona, incollo l'indirizzo, metto un nome, premo ok. A questo punto compare qua, vado a selezionare questo e questo e vado avanti. Ora io ce l'ho già installato, quindi mi dirà che esatto, mi dice già installato. A voi vi farà andare avanti, vi fa accettare il contratto, eccetera, eccetera. Finita l'installazione, vi fa riavviare l'Eclipse e poi avete tutto. Appena si riavvia l'Eclipse, Window, Show View, Other. Se io digito Git, esatto, Git Repositories, clicco OK e mi compare questa tabellina. Qui ho tutto l'elenco dei repository che utilizzo. Ok? Sì, sono di lavoro quelli lì. Quelli che vedete lì sono di lavoro. Ok? A questo punto, se io volessi clonare, per esempio, da Bitbucket il nostro repository, ok? Clicco qua e mi copio l'indirizzo. Ctrl C. Ok? Vado qui, clicco, Ctrl V e lui già capisce. Quindi ottimo. Vedete? Lui ha già capito tutto, perché nell'indirizzo c'è scritto tutto sostanzialmente. Metto la mia password, ok? E lui mi dice dei branch remoti. Ah, però non abbiamo parlato dei rami. Ok, allora. Però ce l'ha studiato. Quindi. Allora, fermiamoci un attimo sui rami. Dedichiamo 20 minuti ai rami. Su ogni sistema di versionamento, ok? O meglio, sui sistemi di versionamento QCS, attenzione, questa è la cosa importante. Su QCS, in ogni repository, quindi io prendo un progetto, lo metto su versionamento, ho tre sottocartelle. Ho tra branch e giusto? Sembra? Aspetta, non mi ricordo come sono scritte, ve lo dico subito. Tags mi sembra su VCS. Sì. Esatto, vedete? Questo è un SQL, no? Nice. Quindi per ogni repository ho tre cartelle. Allora, su trunk ci deve stare la versione dei sorgenti di produzione e basta. Ok? Quindi quello che è in esecuzione sta su trunk. Ok. Su branches ci stanno i rami di sviluppo. Quindi con la politica di velocità e le rami in base a quello che devo fare. Quindi se siamo in 5 probabilmente farò 5 rami palese, farò un ramo di release. Quando te finisci da una sul ramo metti su release, quando finisci il secondo metti su release, quando finisci il terzo metti su release, e per risolvere le merge si ammazza, cioè per risolvere i conflitti si ammazza. Su tags invece mettiamo tutte le versioni stabili che sono passate in produzione, quindi i tag, cioè le release candidate sarebbero, no? Quindi ogni volta che io prendo tutta la roba, cioè prendo le modifiche da brand, cioè le porto in produzione, prima di farlo faccio un tag, così se esplode torno indietro. Di qua non c'è questa suddivisione in cartelle, ok?
ma ci sono solo i rami, ok? Cioè ci sono solo i rami, quindi vi abbiamo solo branches, ok? Perché effettivamente il trunk semplicemente è un ramo, ritorna, cioè non è che è qualcosa di speciale. E i tags semplicemente sono etichette che puntano a una comment specifica che è un trunk, ritorna, cioè non è niente, è una copia di quello stato lì. Quindi basta tenere il puntamento a quella comment lì. Se voglio tirare quella comment lì, mi metto l'etichettina e la faccio. Quindi su questi sistemi qua di solito abbiamo un tot di rami, ok? Quindi abbiamo il ramo appunto master, ok? Il ramo master con tutte le sue comiche. Poi abbiamo il ramo hotfix con tutte le sue, la sua storia. Poi abbiamo il ramo, e non ci mancano mai, release, scusate, ok, il ramo release e il ramo develop. Ok, allora questo è un mondo, ok? E questo è un altro mondo. Allora cosa succede? Inizio il progetto, creo il master, ci faccio una commit con un file che si chiama appunto .gitignore vuoto. Il gitignore semplicemente mille quali file lo voglio versionare. La prima commit, quindi commit questo file vuoto, anche un altro file vuoto, in modo tale da inizializzare il master, no? Quindi tac, ok, commit 1, e quindi questo ramo è vuoto. Immediatamente, senza commitare nessun pezzo di codice, prendo e creo il branch develop a partire da questo commit qua, ok? Quindi qua mi ritrovo, ciao, qua mi ritrovo la stessa versione. A questo punto siamo in due a lavorare sullo stesso progetto. Quindi supponiamo che te vediamo Andrea e Alessandro, quindi allora Ale e Andrea. Bisogna partire a lavorare. Quindi cosa faccio? Toc qui. Ok. Poi noi due incominciamo a lavorare, quindi lui fa le sue commit, mettiamo un po' le facce a 3, ok, io ne faccio 4, poi lui fa un'altra, ma mettiamo in ordine cronologico, se dopo si fa cliccare. Supponiamo io poi le faccio 2 qua, no? Cronologico, sì, cronologico, ok? Perché sennò non si riesce a fare i disegni. A questo punto lui diciamo che la terza lui l'ha finita, quindi cosa fa? Fa i suoi test, funziona il codice e lo mette in develop, e quindi fa una manager, ok, qua, quindi qua c'è 1 più 3, giusto? 16. Poi se la riprende e va avanti con 6, mettiamo 8 e 7. Nel mentre nel nostro team c'è anche l'addetto ai rilasci in produzione che non scrive codice, ok?
Cioè, è quello che fa appunto l'escena. Cioè, la persona che aspetta, gli sviluppatori hanno rilasciato i vari componenti e piano piano crea le versioni release e poi le porta in produzione. Dice, ah, ma Andrea ha già finito l'home page, no? Allora cosa faccio? Lui, questo personaggio qua, senza tenere conto che noi stiamo smagliando tutto, prende e merge questo in release. Ok? Quindi qua ci porta 1 più 3. Vede che funziona e porta tutto sul master. Ok? Io a questo punto, quando faccio la quinta, per me è ok. Cioè, la mia roba funziona, voglio mettere sul ramo demo. Quindi vado, voglio andare a fare una merge qua. Ok? Cosa succede? È buona norma, è obbligatorio, quindi vi dovrebbe venire fuori 1 più 3 più 5, no? Io cosa faccio prima di fare la merge? Tiro giù il develop e in locale mi faccio la merge. Siccome per concludere la merge, poter andare avanti, devo risolvere i conflitti, quando poi vado a ricommittare sul develop, i conflitti sono risolti. Cioè, il develop è sempre pulito, ok? Allo stesso modo, quando poi lui e poi me lo riprendono qua. Allo stesso modo, quando poi lui vuole mettere questo per fare 1 più 3 più 5 più 7, dovrà gestirsi la merge sul suo computer 1. Ok? Quindi noi in questo modo non avremo mai problemi lavorando su due proprio componenti separati, i conflitti sono minimi. Cioè all'inizio un po' perché c'è stato delle richieste, poi sono minimi. E comunque anche lavorando sugli stessi, te sei sicuro che se prendi roba del ramo develop per testarla, quasi sempre fa. Ma non è roba non stabile. Perché se ti ho risolto i conflitti, almeno che io bastardo non ho cassato con i piedi davanti, va? E in qualsiasi momento io posso decidere di ripartire da un punto differente. Se quando mando in produzione, mi accorgo che c'è un bug che mi è sfuggito, cosa faccio? Vado qua, lo risolvo e poi riporto subito in produzione. Chiaramente nel momento che porto subito in produzione, la volta dopo che porterò il develop, il release, sul master, avrò da risolvere dei conflitti. Quindi cosa faccio? Quando faccio questo giochetto, faccio anche questo giochetto qua. Ok? In modo tale che il fix mi viene anche sul release. E nel momento che poi vado a fare questo, il fix mi trova anche sul dev. Poi in alcuni casi si porta anche direttamente sul dev. Ok? Questo disegno che ho fatto io è abbastanza brutto. Lo troviamo... Si capisce? Sì, giusto. Impara a capirne la logica. Allora, ce l'ho qua. Eccolo qua. Ok? E per vederne uno in produzione, diciamo. Sì, ho capito che c'è l'Italia, l'ho visto. Ci lavoro tutti i giorni, non vi preoccupate. Allora, per vedere... Ecco, per vedere uno storico di alcuni rami utilizzati a Modino, ecco, vedete? Vedete qui? Qui sulla destra ho indicato il ramo e da questo si capisce che abbiamo un ramo aperto con questo nome, non mi sto a spiegare perché, che è fermo qua. Morto. Non è morto, è semplicemente un ramo che io ho aperto per testare una libreria nuova e non ho spaccato il resto, me lo sono fatto lì. Poi nel momento che funziona lo potrò unire. Poi come vedete in cima ho il ramo release e develop
che non sono ancora fusi nel master. Il master è il rosina. Quello rosa, ok? Perché come si fa a capire che è quello rosa? Perché su questa interfaccia qua il master non viene etichettato, ma è dove c'è il bianco. E dove, vedete quando c'è il merge, c'è scritto merge break hotfix into develop. E poi c'è il merge break hotfix. In niente, è nel master. Ok? Cosa è successo lì? Io ho fatto un hotfix, ho subito clonato tutto dentro il master, che infatti è passato da qui a passù, ok? Marco deve fare una cosa più furba. Ok, da qui a qua. E immediatamente, vedete, ho fatto il merge dell'hotfix in develop e in release. E infatti vedete che l'hotfix, che dovrebbe essere questo azzurrino, poi è andato dentro master, poi è andato dentro, penso, release, questo perché è più ampio, e questo develop. E questo qua è un tag. Quindi io ho taggato questa versione qui del master come 1.2. Roba buona, eh? Andiamo a vedere se ce n'è altre situazioni interessanti. Vedete? Qui per esempio si può capire benissimo che io ho aperto un ramo qua per sviluppare una determinata funzionalità. Poi chiaramente andando a vedermi i commenti dovrei aprire anche cose. Vedete anche qui? Anche qui c'è stato fatto un ramo per delle funzionalità e poi è andato in produzione molto dopo. Ok. Vediamo. E questo è l'inizio, no? Vedete? Parte, si biforca in 2, in 3, quindi 1, 2. Ok? Ok, quindi adesso abbiamo capito i rami, come funziona, torniamo di qua. Siccome io sul repository, questo qui che sto portando giù adesso, ho solo il ramo master in remoto, lui mi dice di quali rami vuoi portare giù la gestione, e gli dico il master, che ci sono quello. Però non vuol dire me li clona, vuol dire che me li trovo nel pannellino. Poi mi dice intanto dove vuoi tenere sto repository, dove volete sostanzialmente. Andiamo a controllare che la cartella sia vuota, perché si sa mai. Quindi git, ok, è vuota. Poi mi dice da quale ramo vuoi partire inizialmente, e c'è solo il master a disposizione, quindi il master. Remote name, ovvero con che nome te vuoi indicare il repository remoto, di solito si lascia origin, perché origin, e poi vabbè, altre cose però lasciamo perdere. Do fine e lui mi clona il ramo. Track. Ok, a questo punto vedete qua cosa ho? Ho varie cose. Bene, bene. Vedete subito? Allora, intanto vabbè, ho il nome del repository, tra parentesi quadre, il ramo su cui attualmente sono, la cartella dove è il repository locale. Subito qua lui mi fa capire che i rami ce l'ho locali e remoti. Quindi qui già si vede la distinzione, no? Del fatto che posso lavorare localmente. La spuntina nera indica che attualmente il codice che ho nella cartella è quello locale, esatto, di quel ramo lì. I tag non ce l'ho su questo progetto, se non abbiamo parlato per i tag. Qui sono a quale commit fai riferimento, cioè la commit più avanzata del repository qual è. E poi vabbè, che mi indica che come repository remoto ho origin, che ha questi due accessi per scaricare o per inviare, per uploadare. Chiaramente è lo stesso.
Perché la vacanza di questo, di Git, è che potrei avere anche più repository remoti sui quali committare. Quindi potrei averne uno dal cliente, che gli rilascio i tag, e uno in Enditta dove tengo i develop. E posso avere più quindi fonti remote. E per questo è distribuito. Cioè, non è detto che commetti su un server Git solo, potrei averne due. Ovvero lo stesso progetto potrei tenerlo su GitHub, su Bitbucket, committare una volta di qua, una volta di qua. Chiaro, sono situazioni abbastanza complesse da gestire e non vi capiterà. Spero per voi, perché andate via di cervello nel breve periodo. Comunque, è per questo che lui ci scrive di vedere remote, non remote, perché ne potrebbe più di uno. Ok, a questo punto, se io volessi fare un ramo, ok, per cancellare tutto, ok, voglio passare in Office, cancellare tutto e ricommentare, perché voglio pulire i repository. Invece vorrei farlo anche direttamente su un master, però per farvi vedere come si passa dalla manata. Allora, intanto mi scarico un backup. Ok? Fatto. Adesso clicco di destro e faccio create branch. Create branch. Vedete? Lui mi dice da dove vuoi partire sul ref, quindi dico dal master, e come lo vuoi chiamare, ok, e che politica vuoi avere di invio, pool di spinta. Allora io direi di sorvolare le altre due, noi bisogna mettere merge, e se avete letto il libro ci sono dei comandi, un comando si chiama rebase, ovvero invece di fare la merge riassume tutto quello che mando va bene e sposto direttamente il puntatore della commit alla mia, quindi mangiandomi potenzialmente tutte le modifiche che qualcuno ha fatto nel mezzo. Quindi mi metto merge e va bene. Check out new branch vuol dire semplicemente nel momento premo fine lui lo crea e me lo seleziona. Quindi premo fine, lui lo crea e me lo seleziona. Vedete? E infatti ha lo stesso hash, perché corrisponde allo stesso punto, no? Sarebbe il numero di minus. Ah, working directory è l'effettivo contenuto di quello che c'è adesso nella nostra cartella. Infatti, vedete, c'è questi file. Se io vado ad aprirla di qua, trovo gli stessi file. Ok? È lei. Ora, sentite, io volevo rimuovere tutto, no? Quindi faccio così, rimuovo. Premo aggiorna e non c'è più niente. Ok? Vediamo se cliccando di destro, premendo commit, esatto, vedete? Allora, intanto mi è stato cancellato progetto. Allora, qui vedete, io devo mettere il messaggio della commit, l'utente, autore, e selezionare cosa voglio committare, perché in realtà ho fatto 12 operazioni, quante sono? 15 operazioni, che sono la cancellazione di questi file. Li posso selezionare tutti a mano oppure premo questo e seleziono tutti. Vedete, qui ho due pulsanti, commit e commit and push. Allora, le operazioni sono push, cioè spingere, pull e tirare. Esatto, no? Commit and push, committa localmente e clona subito tutto su. Commit lo fa solo localmente. Facciamo per esempio commit e basta, no? Supponiamo di lavorare a modo. A questo punto lui mi dice, vedete, che ti cioè c'hai una commit non sincronizzata da mandare su. Ok? La frecciatina. La vedi questa frecciatina qui? C'è una freccettina all'insù e un numerino. Il numerino indica il numero delle commit e la freccettina se te le sei perse, quindi da prendere in giù, oppure se le devi mandare. Se io voglio vedere lo storico delle mie commit, faccio Windows Show View Other
History. History, ok. E fondamentale, devo schiacciare questo pulsantino qua. Se ho voglia che questa vista si allinei automaticamente con il file che io ho selezionato, se no non lo vedo. Vedete? Se io non premo questa, non me la trova. Qui abbiamo lo stesso storico che ho su, ok? Si vede l'ultima commit è stata fatta su hotfix, vedete? Questi sono i dettagli, il commento e cosa ho fatto, le x in cancellazione, eccetera, eccetera. Ok, poi adesso, prima di fare la merge, mi sono scordato di dirvi che dovete impostare una preferenza, che è qua, git configuration add entry, dovete fare merge.ff false, ok? Dovete mettere questa opzione qua, che si traduce in questa riga qui. Questa indica che te non puoi fare fusioni fast forward, ff sta per fast forward. Nel libro ci deve essere scritto le fusioni fast forward sono per esempio questa qua, ovvero dove io clono un run, faccio una modifica e riporto tutto sullo stesso run, quindi a questo punto ho questi due run allo stesso livello. Se la fa, giusto? Se gli dico farla fast forward, lui non mi fa vedere questo braccetto sul grafico, perché li considera allo stesso livello e le mette insieme. Se metto false mi rimane anche questo qua. Ok? Quindi mi mettiamo. A questo punto quindi io voglio buttare la mia hotfix dentro master, ok? Per fare questo devo prima andare su master doppio cliccando, vedete? Ha già cambiato ramo. Poi clicco di destro, faccio merge e vedete? Seleziona il branch o il tag to merge into, quindi è al contrario, devo prima selezionare il ramo destinatario e poi il sorgente. Il sorgente è questo hotfix. Qui cosa fa? Vedete? È semplice, cioè se metto commit automaticamente mi fa la commit, se no non fa la commit e aspetta il tuo comando. Ok, lui mi ha detto merged. Quando da ste finestrelle è semplicemente è il risultato, no? Perché merge risalto. Quindi mi dice che adesso il ramo, il branch hotfix stava fuso nel ramo master, no? E infatti se vado a vedere il grafichino, vedete? C'è questa di... non si vede tanto, comunque questo arancione è il master. Ho fatto un ramo hotfix, ho cancellato il progetto dentro il ramo e poi li ho uniti. Dimmi. Non dicevo, mi sembrava tanto per l'hash di master. Se dovesse essere sullo stesso livello, perché non è come quello di hotfix? Perché hai fatto una merge non fast forward. E poi comunque la commit sul master ha un hash diverso, perché lui prima aveva roba, gliela cancelli e quindi ha un hash diverso. Se era fast forward c'era solo un ramo, ok? Perché l'ha modificato il master, quindi il valore della commit cambia. Quindi a questo punto vedete, lui mi dice hai due cose da mandare su, ok? Una è la roba di hotfix e una roba di master, che sono semplicemente questa commit qui e questa commit qua. Mi torna? Allora, mandiamo su quella di hotfix, quindi switch su hotfix, poi clicco di destro, clicco di destro, vedete? Push to upstream. No, ce la fa.
che la cioè, l'handshake che è TPS. Bene, okay. Vedete, lui mi dice cosa ho fatto su, che ho creato un nuovo branch, ci ho messo e me l'ha smandato per bene, infatti vedete, è comparso. Okay. Quindi a questo punto se io vado qua, dovrei vedere questo fatto. Ok. Ora, dite, ma ce n'è solo uno di rami, no? Occhio, ce n'è solo uno di rami. Perché? Perché ha fatto il push di... Esatto, ho pushato su solo hotfix. E infatti, se io vado qua, vedete c'ho ancora... a parte mi dà la freccettina in giù, comunque ho ancora un simbolino. Quindi, allora, tiriamo giù le modifiche che lui ci ha detto di tirar giù. Ok, e poi vado su master e mando su le modifiche di master. È sempre importante, se vedo che c'è delle modifiche a tirar giù, tirarmi. Mm-hmm. Vediamo, l'ha accettata. Se io vado qua dovrei vedere, esatto, vedete? Ah, prima qui era comparso hotfix, non so se avete fatto caso, che mi indicava che hotfix era a questo livello prima. Ora, nel momento che ho fatto la merge e hotfix è allo stesso livello del master, questo è di qua, che non mi fa vedere che in realtà hotfix è qua. Però questa è l'interfaccia loro, che funziona così. Il master non lo etichetta e tutti i rami a livello del master non li etichetta. Non è il massimo, però se io vado di qua lo vedo questo fatto, vedete? Anzi, se si aggiornasse, oh, vedete? Qui ci siete? Qui mi indica che hotfix e master locali sono all'ultimo punto e origin master è all'ultimo punto, è la idra. E chiaramente l'origin hotfix remoto è rimasto indietro di una merge, cioè della commit di fusione tra lui e il master. Mi torna? Ok. Voi ce l'avete installata questa cosa? No. Dai, installatele sulle macchine. Thank you.